parte ci siamo attivati immediatamente e abbiamo organizzato questo consigliamento. Il dottor Lagognato, che rappresenta l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente, che è già presente, e quindi dovremmo essere, e ci sarà, dovrebbe esserci anche il sindaco, spero. E nel frattempo gli arrivano i nostri amministratori, volevo un po' dire, rappresentato dalle antenne per la telefonia mobile, che se da un lato forse anche fondate per quanto riguarda, ecco, l'opinione pubblica nel periodo estivo è un po' più caotica, tutti piazzavano antenne così, facendo riferimento sempre comunque a una normativa regionale e nazionale che già era esistente. Quindi noi dobbiamo cercare di essere più pratici e capire che cosa accade con questa installazione. E quindi noi ci siamo attivati, poteri in tal senso, sono riguardo, ecco, l'installazione di questa antenna, dalla presentazione della richiesta alla realizzazione finale. Io purtroppo non esco comunque la zona soggetta alla legge 6181 su Ibla. Perché per tutelare il territorio interessante, nell'abitazione di due signori che abitano nella zona di via Pisacane, vale a dire che è attivo a via Sciesa, per verificare i valori di campo elettromagnetico in continuo, diciamo, quindi avere delle risposte più sicure. Ora, quella zona è sicuramente, se non certamente in questo momento, perché molto spesso le ditte producono un metodo di una ditta, si chiami ABC, Roche Medical System, piuttosto che il controllo deve essere sempre di fonte diversa. Campioni ottenuti da serie di pazienti, campioni simili ai pazienti, vedete che il metodo che utilizza il DEA dà dei risultati nettamente diversi. In cui sia chiaro la concentrazione di glucosio, e quindi noi dobbiamo, e in buona parte si basano, oggi lo sappiamo, che possano valutare anche le variabili. E anche all'assessore Giorgio Cavallo, che ci ha messo a disposizione questo splendido palazzo, che per la prima volta siamo i primi a organizzare un convegno nazionale, perché è un convegno nazionale ad altissimo livello. Basta vedere i relatori che sono presenti, dal professore Plebane, che è il presidente della SIBIOC, la Società Italiana di Biochimica Clinica Nazionale, e dell'Università degli Studi di Padova, nonché anche il dottor Gianni Garantina, che del Sant'Orsola Malpighi di Bologna, e i colleghi Guercioli e Borsotti del Careggi di Firenze. Avanti nei progetti di valutazione esterna di qualità, la disciplina della medicina di laboratorio è l'unica in medicina che ha introdotto da tempo queste metodologie che sostanzialmente servono per verificare che gli esami fatti ai pazienti, ma anche ai cittadini che devono vedere se attraverso gli esami ci sono condizioni di rischio, ebbene, se questi esami fatti in varie parti d'Italia o del mondo danno risultati coerenti. È un titolo di orgoglio da parte mia poter vedere proprio parecchi miei allievi, oggi 5-6 sono a livello di direzione di ospedali, sempre nel campo del laboratorio, e quindi è una soddisfazione ricevere anche questi inviti a partecipare a queste riunioni, fra l'altro da parte di miei collaboratori attivi e stretti, e soprattutto in qualità di chi ha organizzato convegni, formazione, informazione nel campo medico, credendo che la cosa più importante è quella di stare vicino al malato, vicino al cittadino. Marina sarebbe un bellissimo posto, però quello che manca, ecco, forse l'organizzazione, forse quello che se il comune, se questo non lo so, ma è un peccato perché si vede, ecco, questo per esempio, questo porticciolo, se qui sarebbero tutte quelle barche, ecco, quelle dipinte di legno, perché il posto è bello, e tutte queste di plastica, rigirati al contrario, tutta questa. È una bruttura. Se ci sarebbe un po' di ordine, un po', sarebbe un'altra cosa, secondo me. È un peccato perché sono bei posti. Io vengo da Roma perché vivo a Roma il periodo invernale, però il periodo estivo mi piace venire qui. Ed è bello, il mare, la luce che c'è, il sole. Tutto è bello, ma queste cose un po' deprimono, un po'.
Ed è un peccato. Ora, di chi dipende, bisogna appurare, bisogna sentire, bisogna vedere quello che è. Non so nemmeno a chi è di competenza. Queste mezze, cioè al momento che sono stati completati i lavori in piazza, non vedo il motivo perché queste mezze sono rimaste qui, anche perché oggi sabato e domenica ci sarà una confusione enorme, per cui tutti i bambini, le persone adulte o il posteggio, le macchine che debbono uscire, io penso che si trovano in difficoltà, quindi non vedo il motivo perché sono rimaste qui in mezzo alla piazza. Non penso sia normale, un paese civile, vedere questi mezzi parcheggiati così, poi non so la competenza dei vigili o del comune, cioè a non togliere questi mezzi, insomma anche le stesse panchine già sono sporche, non diamo un bel esempio, anche i mezzi penso che è una cosa che danneggia l'immagine di Marina. Con una conferenza informativa sulla fecondazione assistita, continua così l'impegno preso con i nostri concittadini di divulgare temi che siano di interesse generale oltre che di valorizzazione del territorio. Il tema oggi dibattuto è la fecondazione assistita. Da diverse settimane assistiamo sui mass media la discussione su questo tema, che ovviamente ha delle implicazioni oltre che di ordine giuridico, ma delle implicazioni di ordine morale, in quanto interessa la sfera della salute fisica e psichica delle persone, tocca temi quali quelli della fede, dell'etica e delle coscienze. Noi ci auguriamo che questo dibattito porti negli elettori, qui andrà a votare per il referendum del 21 giugno, vogliamo aiutare gli elettori insomma, a far sì, a rispondere un sì o un no deciso, convinto, più consapevole. Interrogarsi, chiedersi il perché delle cose e rispondere ai perché, rispondere con un sì o con un no. Sotto il mio profilo è sicuro che voterò 4 sì, ma netti, certi e sicuri, senza dubbi, perché ritengo che innanzitutto la libertà individuale non possa essere compromessa da nessun ordinamento e la scelta individuale e della donna e della coppia non possa mai essere oggetto di limitazione da alcun legislatore, specie per quella che riguarda i diritti inviolabili quali sono quelli della maternità e della paternità cosciente e volontaria. La cifra, il numero, credo sia la testimonianza, se ancora ve ne fosse bisogno, di quanto l'organizzazione Aves sia profondamente radicata nel tessuto cittadino e in questi lunghissimi anni ne sia diventata una connotazione identitaria. È un patrimonio di civiltà, di generosità e di sensibilità che questa città ha costruito grazie ad una dirigenza illuminata e appassionata. Voglio qui citare Saro Di Grandi, il nostro amatissimo presidente che ci ha lasciati, la cui tensione morale e passione civile costituisce tutt'oggi un orizzonte di senso alto che dà significato al nostro impegno nell'Aves e nella città. Oltre 1550 persone ci hanno dato questa fortuna di vederle qua in Villa Margherita, che stanno prendendo adesso il ristoro. Come associazione grande vogliamo dare un segnale alla città di comportarci bene con l'ambiente e cercare di rispettare il maggiormente possibile. Abbiamo affiancato dei bambini disabili della scuola Piccolo Principe per compiere questa lunga marcia longa. Andrea accetta. Abbiamo nella nostra classe una bambina disabile che si chiama Simona. Diversamente abile, che fa parte dell'associazione Piccolo Principe, per cui tutti i bambini sono stati veramente, veramente entusiasti nel partecipare a questa marcia longa e affiancare questi alunni. È stata una bella esperienza perché tutti i bambini veramente hanno avuto uno spirito di solidarietà veramente forte nei confronti della loro compagna ma anche di tutti gli altri bambini dell'associazione. Partecipato alla 28ª marcia longa con dei bambini disabili dell'associazione Piccolo Principe. È stata la marcia longa in tutti questi anni ho partecipato a molte marcia longhe, ma questa è stata la più bella e anche la più emozionante, perché abbiamo avuto anche abbiamo aiutato anche dei bambini che avevano bisogno. Una scolaresca, una classe dove è inserita una delle nostre bambine affetta da una sindrome psichica. Tutti i bimbi di questa classe sono stati sensibilizzati alle loro maestre, hanno conosciuto i nostri bimbi in un altro dei nostri progetti che facciamo e oggi hanno accompagnato i nostri bimbi lungo tutto il percorso fino all'arrivo.
La pulizia dopo la consegna dei sacchetti. In passato si utilizzavano i shopper di plastica e le lattine d'alluminio. L'anno scorso abbiamo cominciato a utilizzare assieme all'Avis i contenitori di carta e i brick di succhi di frutta. Siamo riusciti a ottenere un accordo con Comieco, il più grande consorzio italiano di raccolta differenziata che si occupa di carta e cartoncino.